Brasile, parliamo di calcio, parliamo del uno dei paesi dove il calcio è diverso, è visto in modo diverso, è visto come uno spettacolo, è visto come una ragione di vita. E io sono molto orgoglioso di essere italiano perché siamo due modi di intendere il calcio in modo diverso, però allo stesso tempo sono orgoglioso perché dei loro 5 campionati del mondo, due li hanno vinti contro di noi. E noi siamo a 5, loro a 4, loro a 5, di cui due contro di noi. Di questo sono molto orgoglioso e sono contento perché penso che il Brasile sia il calcio. Io penso che il calcio italiano si è cambiato tanto, ma non solo con Prandelli. Negli ultimi 20 anni, se noi andiamo a vedere in Europa, una delle squadre che giocava meglio al calcio era il Milan. Ha vinto dietro Real Madrid 7 Champions League. La nostra nazionale, faccio l'esempio della mia che ha vinto il mondiale, finivamo le partite con quattro attaccanti, di due centrocampisti, uno era Pirlo offensivo. I due laterali Zambrotta e Grosso erano due laterali offensivi, però la gente ricorda sempre quell'Italia degli anni 30 dove il catenaccio era quella la cosa più importante. Il nostro calcio è cambiato molto, noi siamo oggigiorno siamo in grado di saper difendere, ma allo stesso tempo sappiamo attaccare e sappiamo far male. Abbiamo più possesso rispetto a prima. La mia generazione insieme nell'ultima francese c'è sempre stata grande rivalità calcistica, perché nei momenti più importanti capitavamo sempre di fronte. Qualche volta mi è andata male, ma l'ultima mi è andata benissimo, quindi l'ultima è la più importante, anche se mi è sempre rimasto, non mi è andata mai giù la finale di Rotterdam, perché ecco lì. Non siamo stati italiani. Lì potevamo essere più, non più furbi, più scaltri, più cattivi, lì ci siamo rilassati. E lì, gli ultimi 30 secondi, perdemmo questa finale contro di loro. Loro sono stati fortunati perché, a parte la generazione di fenomeni che hanno avuto in questo momento, sono stati bravi a diventare più cattivi. La squadra spagnola nel suo passato ha sempre avuto grandi talenti, grandi squadre, però non riuscivano mai a superare quel gradino per essere forti. Loro in questi ultimi 6-8 anni hanno vinto quasi sempre loro. Sicuramente anche qui in Brasile sarà difficile batterli. A livello calcistico è stato, penso, una pagina strana del nostro calcio. E poi ci sono tornato per la finale, per la prima volta per portare la coppa da vincitore nell'edizione precedente, e lì è stato anche bello il fatto di dover, bello e triste, il fatto di salutare dopo 4 anni la coppa è stato un momento molto emozionante per me.